C'è la richiesta di annullare i due decreti ministeriali che hanno dato il via libera alla costruzione dei tronchi Sulmona Foligno e Foligno Sestino del gasdotto SNAM Rete Adriatica, al centro di due lettere inviate dall'Associazione Gruppo di Intervento Giuridico ai Ministeri dell'Ambiente e della Cultura. Essenzialmente due le motivazioni, una è di ambito pratico ambientale. Come noto, infatti, il gasdotto nei due tronchi al centro dei rilievi dell'Associazione dovrebbe attraversare aree ad alto rischio sismico. E poi il gruppo di intervento giuridico evidenzia un altro nodo, questo di tipo legale e normativo. I due decreti ministeriali oggetto della richiesta inoltrata ai ministeri contengono infatti sì l'ok per ciò che attiene la valutazione di impatto ambientale, ma sono datati 2011, numeri 70 e 256. I documenti hanno di per sé una valenza quinquennale e quindi, essendo trascorsi 12 anni dalla loro stesura, senza che i lavori per la costruzione dei due tronchi siano partiti, avrebbero di fatto perso efficacia. Il tema sottoposto al vaglio dei due dicasteri dall'Associazione Gruppo di Intervento Giuridico è assolutamente rilevante, ma c'è da tenere conto del fatto che, giusto un anno fa, intervenendo a un convegno ospitato all'Aquila, il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin si espresse senza mezzi termini in favore della costruzione del gasdotto SNAM Rete Adriatica. Noi l'Adriatica la dobbiamo fare, con onestà noi la dobbiamo fare, perché ha una doppia funzione, quella di rendere, di portare in sicurezza il paese, di rendere sicuro il paese, e renderlo sicuro significa avere la garanzia che imprese e famiglie hanno l'energia. La traduco con un esempio. Noi abbiamo avuto un dibattito negli anni scorsi che riguardava il TAP. Se noi non avessimo avuto il TAP oggi, che ci porta circa 30 milioni di metri cubi al giorno di gas, avremmo un'ora in meno di energia elettrica al giorno. Quindi probabilmente in questo momento non potremmo avere la luce accesa. Questo significa che, con tutte le cautele, con tutti naturalmente, con studi approfonditi, con tracciati il più possibile sicuri, dobbiamo dotarci di una struttura, una struttura del gasdotto dell'Adriatica, che sarà lungo circa 400-450 km, per garantire l'Italia.